si chiama Stefano. Bene, Stefano, lei com'è? Glielo dico io com'è. Lei è bellissima. È si senta tale, si senta così, si senta bene, si atteggia, bene, si atteggia, si atteggia, si atteggia. E anche voi, sentite, anche voi, diteglielo che è bello, diteglielo, acclamatelo, credeteci, sì, così, urlateglielo, dai, sì, sei bellissimo, sì. Senta, senta, prova la gente, cazzo, continuate, acclamatelo. L'accettazione del credo e di quello che ne consegue è l'unica regola che vi chiedo di rispettare. Per il resto, ho una bella notizia. Nel mio mercato non ci sono regole, se non la regola del mercato. Ripetetelo come un mantra. Non esistono regole, se non la regola del mercato. Ancora, ancora. Non esistono regole, se non la regola. Più forte. Ancora! La lampada di Aladino! Contrariamente a quanto si crede, essa non realizza immediatamente i desideri degli uomini, ma col tempo mette ogni uomo nella condizione di realizzare ogni suo sogno. Volete una casa più grande? Sì! Cammelli? No. Sì! Oro? Sì! Acqua volontà? Sì. Li avrete! E fate, signori! State imboccando una strada senza ritorno, state attenti, una sola falla del sistema, una sola, il prezzo delle lampade si deprezzerà e così i vostri soldi e così i vostri beni non varranno più nulla, ma ormai è a far vostro, ve l'avevo detto, non ci sono regole, se no... E voi l'avete infranta non appena l'avete messa in dubbio. Splendido, 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 splendido. Il professor Leonardo Becchetti di Tor Vergata, ordinario di Comunia. Quando tra un po' ogni bambino avrà a casa la lampada di Aladino, una stampante 3D. Sì. La stampante 3D era una specie di forno a microonde dove voi potete dire faccio un bicchiere e lui vi fa il bicchiere, non stampa un foglio, stampa un oggetto. Pensate quando tutti i bambini si stamperanno i pupazzetti nella loro casa loro con la macchina 3D. Questa quantità di beni e servizi prodotti aumenteranno ancora di più. Allora il problema enorme che noi abbiamo di fronte oggi e se questa direzione dell'aumentare sempre di più i beni e servizi prodotti è una direzione sostenibile oppure no. Il mondo resisterà oppure crollerà dal punto di vista ambientale. Come il surfista che ha un'onda enorme sopra, non si sa se alla fine arriva prima lui o arriva prima l'onda. Allora, la cosa più importante per il mercato è vendere prodotti che tirano di più. E i prodotti che tirano di più sono quelli che producono dipendenze. Per esempio l'azzardo, perché la dipendenza vuol dire domanda assicurata, la domanda non cala mai, cioè, quando c'è dipendenza. Comincio a lavorare e con i primi soldi potrò anch'io pagarmi la mia fetta di libertà per questa bella macchina. Da oggi lavoro normale. Ho preso il cellulare e per pagare la Telecom anche la Vodafone per la vita oggi lavoro un'ora in più e per questo garage da oggi lavoro un'ora in più e adesso ha un sacco di ore in più. Fondamentale della felicità è l'asticella, l'altezza dell'asticella, cioè la felicità è un rapporto tra aspettative e realizzazioni. E se le aspettative sono troppo basse e se l'asticella è erra su terra, se ci facciamo delle aspettative esagerate, l'asticella è troppo alta ed è frustrante. L'asticella deve essere all'altezza giusta. Siamo massimamente felici quando facciamo felici altre persone. E lui si dedica a un'attività molto importante che è quella di produrre protesi e carrozzelle per persone povere nei paesi del sud del mondo. Relazioni dove fa qualcosa di importante per gli altri. Trasformare le sfide in opportunità
e diciamo avere l'altezza giusta dell'asticella. Noi vogliamo dei prodotti dove ci sia felicità e dignità delle persone, quindi dove ci sia del lavoro, perché abbiamo detto senza lavoro non c'è dignità, ma dove non ci sia lo sfruttamento del lavoro. Un termine quasi intraducibile che significa pressappoco non si sa mai. La Liguria è una terra sottile, costretta fra monti ripidi e mare ripido anche lui. Da un momento all'altro può franarmi qualcosa sulla testa, non siamo tirchi, siamo prediletti, che in effetti consiste nell'aspettarsi sempre il peggio. E qua solo che a metterci mano sono 1.000-1.500 euro, che poi io apro, ma quello che trovo non garantisco. Ma cosa non garantisci? Non è mica una perforazione petrolifera. Cosa ci può essere là sotto i traghi? Il cielo di sempre è provinzato da loro. Non appena arriva a casa e vede il furgoncino dell'idraulico parcheggiato sotto casa, la prima cosa che pensa è: beh, speriamo che sia venuto per trombarsi mia moglie. Uè, quanto sarebbe qui la barata, eh? E saranno 10 kg. Vabbè, dai, riprendiamo tutti. Ma cosa riprendiamo tutti? Parlano sempre al plurale. Ma statevene a casa e giuro, giuro che se fanno il terzo valico, allora sì, Felice! 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 Grazie, grazie, grazie. Perché l'economia non è fatta di giochi individuali, ma è fatta di giochi sociali, di cooperativi, giochi tra più persone. E l'esempio sono due produttori agricoli, sono uno di fronte all'altro. E uno dice, oggi è maturo il mio grano, domani lo è il tuo. Tu domani oggi dovresti aiutare me, io dovrei aiutare te domani, ma tu non lo fai perché pensi che io domani non ti aiuterò, perché non provi nessun senso di benevolenza nei miei confronti. Tu non aiuti me oggi, io non aiuto te domani, e quindi i nostri raccolti vanno a male per mancanza di fiducia e di benevolenza tra di noi. Ecco, questo è l'esempio. L'economia è fatta esattamente così, è qualcosa che se delle persone, dei compagni di lavoro, di studio, dei colleghi in azienda, si mettono assieme le loro competenze, le loro conoscenze per costruire qualcosa insieme, si produce quella che si chiama superadditività. Superadditività vuol dire che se io valgo 2 e tu vali 2, se noi due ci mettiamo insieme facciamo qualcosa che vale 6. Cioè si crea del valore in più rispetto alla somma di quello che noi due valiamo da soli. Siamo noi che guidiamo la danza, non le aziende. Una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso. Grazie.